Inizio la preparazione oliando uno stampo per prune cake da 24 cm x 10. Rivesto con la pellicola da cucina, lascio un pochino di pellicola fuori lo stampo per facilitare l'uscita del semifreddo. In una ciotola capiente verso 500 ml di panna da montare già zuccherata ben fredda. Unisco un cucchiaino estratto vaniglia, monto con le fruste elettriche. A metà tempo unisco 175 ml di latte condensato ben freddo. Continuo a lavorare con le fruste elettriche, ottengo un composto bello sodo. Divido in due parti. In una parte aggiungo 100 g di Nutella, mescolo sempre con le fruste fino ad amalgamare bene il tutto. Verso metà composto al cioccolato nello stampo, livello con la spatola in silicone, posiziono i wafer al cioccolato per tutto lo stampo, ricopro con il restante composto, livello per bene. Ricopro la superficie con degli altri wafer al cioccolato, in totale utilizzerò un pacchetto doppio. Aggiungo infine il composto chiaro, livello per bene. Lascio riposare in freezer per 4-5 ore, meglio per tutta la notte. Trascorso il tempo necessario, posiziono il semifreddo sul piatto da portata, rimuovo lo stampo e la pellicola. Decoro la superficie con della Nutella liquida e granella di nocciole. Questo semifreddo al cioccolato, panna e wafer è un dessert semplice, facilissimo da realizzare e goloso. Il risultato è garantito, conquisterà il palato di grandi e piccini. Noi ci vediamo prestissimo, un bacione!